Buonasera a tutti, sono l'avvocato Cercano, già ci conosciamo. Parliamo come al solito sempre di argomenti che in genere riguardano la comunità europea, in genere per criticarla, perché è giusto criticarla per tutti gli errori, per tutti gli errori e Oh, per da questo tutte punto di vista voglio far sapere ai nostri amici che il giorno 24, dalle ore 18 in poi, presso l'Aula Magna dell'Università La Sapienza di Roma, ci sarà un convegno indetto dal Movimento Federalista Europeo molto critico nei confronti dell'attuale Unione Europea. Ora, siccome teniamo conto che il Movimento Federalista Europeo nasce in ambienti antifascisti, radicali, liberali, di fine guerra praticamente, il fatto che loro stessi abbiano una posizione assolutamente negativa nei confronti dell'attuale gestione dell'Unione Europea è molto significativo. Tra l'altro, voglio ricordare che almeno noi del nostro gruppo, siamo favorevoli non a questa tipologia di Unione Europea, ma a un'Unione Europea federale o confederale, secondo come si vuole scegliere, federazione o confederazione di stati autonomi e sovrani. Noi torniamo su questo argomento perché, benissimo, vogliamo fare qualcosa che sia diversa dagli stati sovrani. Benissimo, facciamo delle confederazioni, facciamo come dice il presidente Trump, degli accordi commerciali vincolanti. Per l'amor del cielo, bisogna farli, è giusto. Ma perché costruire una comunità europea senza democrazia? Senza che praticamente i popoli possano gestirla? Allora questo non è una volontà di costruire qualche cosa dal punto di vista migliore per i popoli, per il commercio, per la società, per il lavoro. No, è un mezzo per ottenere qualche cosa che non si può ottenere tramite gli stati nazionali. Perché che problema c'è se la comunità europea è democratica? Perché non hanno fatta democratica? Per raggiungere quegli obiettivi che senza la comunità europea così antidemocratica non si potevano perseguire. E quali sono? Quello praticamente di impedire ai cittadini di far vedere le loro istanze, ai lavoratori i loro diritti, alle imprese praticamente la loro volontà di operare, è tutto questo il discorso. Perché il mondo deve essere gestito dalle istituzioni finanziarie. Quindi, invece noi abbiamo parlato l'altra volta, la volta scorsa di questo fenomeno qui, io ho scritto una lettera in inglese al New Scientist in cui lo contesto la questione Che con... volendo si può trovare su Sì, Alba ma Mediterranea. questo però poi ritorneremo a parlare con il dottor Vitali quando lui, perché lui terrà un incontro in cui parlerà di questo argomento e quindi ne riparleremo. Piuttosto io volevo parlare di un altro argomento stasera che è quello praticamente del pagamento delle tasse dei robot. Allora, molto sinteticamente dobbiamo dire questo, che io una ventina di anni fa creai un'associazione che è tuttora esistente, che si chiama Consulegent, per l'affermazione di un nuovo tipo di diritto, un diritto di una società futura, un diritto molto lontano da quello che c'era all'epoca, ma lontano anche da quello che c'è oggi. E questo diritto enumerava un principio, c'erano vari principi di questi principi giuridici che la Consulegent enucleò. Uno di questi era che la tecnologia non deve avere praticamente dal punto di vista sociale una propria autonomia completa. Come si spiega questo concetto? È molto semplice. Se una, diciamo, scoperta tecnologica viene introdotta nella società, beh, diciamo, la gestione di questa scoperta nei settori dell'attività umana non deve essere onnicomprensiva, non deve essere unica. Ci deve essere un sistema che consente anche all'elemento non tecnologico di operare. Faccio un esempio. Si vuole mettere la metropolitana anche senza guidatore, benissimo, ma ci deve essere un autobus che
fa lo stesso tragitto che, se non funziona la metropolitana, deve funzionare quell'autobus lì. Se vuole mettere il computer al tribunale per verificare, benissimo, ma si deve mettere anche un sistema cartaceo che consente di leggere se è rotto il computer, come spesso è capitato, tantissimo spesso. In linea di massima queste cose già ci sono anche oggi, perché di quando la, oggi, purtroppo, la metropolitana non funziona, funziona sempre un autobus, una linea di autobus. Non è previsto però come linea, come principio. Ecco, allora l'importante è un principio, che l'uomo non può essere mai sostituito definitivamente dalla macchina. Questo quindi è il punto. Il sistema tecnologico non deve essere praticamente prevaricante. Non deve essere praticamente l'unico sussistente, deve essere accompagnato da un sistema anche alternativo. Non abbiamo nulla contro la tecnologia, è positiva la tecnologia, purché non si metta in maniera tale, come spesso capita oggi, che è l'unica praticamente sistema che gestisce un determinato operare umano. E allora lì che cosa diventa la tecnologia? Serve l'uomo? Serve il cittadino? Serve il lavoratore? Serve l'impresa? Serve il malato? No! Serve il caos. Serve coloro i quali vogliono gestire male le cose e se ne approfittano degli altri che devono utilizzarle. Quindi, se non viene gestita la tecnologia, questo era un principio che noi abbiamo scritto più di 20 anni. Poi c'è anche il principio della responsabilità. Se la macchina non funziona, ci deve essere un responsabile. Certamente. Che deve essere condannato se la macchina non funziona. Perfettamente d'accordo con il dottor Vitale. Quindi, a questo noi, questo principio, intanto lo vogliamo dire come base. E poi diciamo, sì, è giustissimo, chi utilizza il robot, come dice praticamente il famoso Bill Gates, miliardario americano, e sottrae lavoro, deve pagare. Come dice il presidente Trump, tu vuoi, questo è un altro argomento, è collegato, vuoi aprire una sede in una nazione in cui paghi poco gli operai, paghi il triplo delle tasse, così non la apri per sfruttare delle persone. Perché o te ne vai definitivamente, però. Oppure te ne vai. No, perché se te ne vai definitivamente, sfrutti gli operai lì, non è sufficiente questo. E che cacchio fanno questi? Perché non li puoi bloccare. Tu non puoi vendere da noi allora. Non lo puoi vendere. Ti blocco, vabbè, ti blocco la vendita. Ecco, vendi, dove parati. E quindi, è così la stessa cosa. Tu non metti. Togli praticamente il bigliettaio praticamente dall'autobus. Beh, tu ente che gestisci il trasporto, devi pagare 3 volte le tasse allo Stato, perché sottrai del lavoro ai cittadini italiani. Questo dovrebbe essere attribuito all'ATAC qui a Roma. Qui adesso io parlo dell'ATAC. È uno sfascio anche perché manca il controllore. Ma perché qui mancano i controllori. Bigliettaio faceva anche la controllore. È naturale. Gestiva le situazioni di pericolo, di difficoltà. È naturale. Allora, adesso invece che cosa fanno dei controllori? Entrano in zone, in momenti in cui l'autobus non si dovrebbe fermare, per sorprendere le persone che non hanno pagato, che forse hanno pure ragione perché non hanno pagato. No, vabbè, fino però a non dovrebbero sorprendere entrando quando l'autobus... C'è un altro punto importantissimo, che la legge è molto chiara, chi è senza biglietto deve pagare il prezzo del biglietto, perché si viene a livello internazionale, non la multa. Come avviene qui, in maniera vergognosa e assolutamente illegale, perché la norma di legge italiana prevede che il pagamento del biglietto avvenga sul mezzo di circolazione e non al di fuori, come invece in maniera assolutamente illegale e arzigogolata nella sola Roma, anche in Italia. Perché in Italia solo a Roma si comprano i biglietti fuori dall'autobus, che è una vergogna, uno schifo. Perché certe volte uno veramente, io un sacco di volte vado in autobus e chiedo alle persone se c'hanno più. Terminiamo dicendo quindi che
è giusto pagare queste tasse, ritorneremo agli argomenti, per chi utilizza la macchina, lo strumento, diciamo meglio, un marchingegno che sostituisce l'uomo, sì. Perché un marchingegno non finalizzato alla sostituzione dell'uomo ci lascia completamente indifferenti, è chiaro. Adesso salutiamo tutti, ma torniamo sulla questione immigrazione e torneremo anche alla questione che l'articolo dell'Economist è Does the robot pay taxes? Yes. We agree. Buonasera a tutti. We agree significa siamo d'accordo. Lo so.